Buonasera a tutti. Giornata lunga oggi. Ancora. Beh, sono state direi 3 o 4 discussioni importanti. Quella sulla Siria, la situazione drammatica della Siria. Si è fatto una lunga discussione sulla questione dell'immigrazione. Si è parlato più in generale dei rapporti con la Russia. Si sono affrontate alcune questioni specifiche che immagino riprenderemo domani perché è tardi, sugli accordi commerciali con il Canada e anche un problema specifico che riguarda l'Ucraina legato al mancato accordo, alla mancata ratifica del referendum in Olanda, quindi o meglio al mancato quorum del referendum in Olanda. Una discussione molto, molto seria, molto ampia, bene la parte sull'immigrazione, dove a livello di parole si è fatto un passo in avanti. Noi continuiamo a dire che più che le parole servono i fatti. Presidente, lei ha lamentato che appunto dall'America sono preoccupati forse più dell'Europa che non della Siria. Ecco, può commentare questo aspetto? No, non mi pare che si sia parlato di questo. Sono uscite, diciamo, parecchie indiscrezioni sulla stampa. Che a proposito di cosa? Che Obama sarebbe forse più preoccupato per lo stato dell'Europa, per il dossier Europa, così detto, che non per... sono solo, diciamo, delle indiscrezioni. Mi perdoni, ma non abbiamo parlato di questo. La visita dal Presidente degli Stati Uniti è stata una importantissima visita, molto importante, molto significativa. Le parole che il Presidente Obama ha detto sull'Europa io le condivido tutte, ma sono le parole che avete sentito in conferenza stampa al Rose Garden. Quindi io condivido con il Presidente Obama che dobbiamo insistere sulla crescita e non solo sull'austerity, che dobbiamo investire su un modello di mondo basato sul coraggio e la paura. E non sulla paura, ma tutto il resto mi sembra che non è stato oggetto di discussioni quest'oggi. Sulla Russia, perché si è opposto al linguaggio delle conclusioni, in particolare alla minaccia di misure restrittive nei confronti della Russia per quanto sta facendo in Siria? Ci sono due posizioni diverse. La prima è la posizione di chi oggi ha parlato di nuovo di sanzioni riferendosi all'Ucraina, cioè sanzioni alla Russia legate al dossier ucraino, perché ieri c'è stato l'incontro del formato Normandia a Berlino. Questo argomento sarà ripreso alla scadenza delle sanzioni, che sarà nel gennaio 2017. Invece rispetto al tema della Siria, tutti noi siamo molto preoccupati, abbiamo approvato un documento che richiama l'esigenza di arrivare il più velocemente possibile a un accordo, a una tregua vera e al processo di transizione politica che da tempo aspettiamo, ma io credo che non abbia senso inserire anche qui un riferimento alle sanzioni, e del resto questa posizione è la stessa posizione che i ministri degli esteri hanno approvato lunedì. Dunque credo che le espressioni che sono state trovate nel documento finale sono concordi nel dire che bisogna arrivare a fare tutte le pressioni possibili perché si faccia un accordo in Siria. È difficile immaginare che questo abbia a che vedere con ulteriori sanzioni alla Russia. Presidente, detto questo, oggi sarebbe domani, cioè oggi è già domani. L'ho visto anche oggi durante l'incontro, ho visto anche ieri, quindi durante l'incontro. Sicuramente domani avremo altre occasioni di appuntamento. Non c'è un bilaterale, non è previsto e non ci sarà. Trovo però molto importante che sia stato approvato quel testo di documento che era venuto dalla proposta italiana, che dice che si deve riconoscere lo sforzo che viene fatto in particolar modo da quei governi che stanno subendo di più l'immigrazione, e quindi mi pare che sia un bel passo in avanti. Detto questo, ragazzi, io con tutto l'affetto del mondo, veniamo dagli Stati Uniti, siamo jet legati, sono 1:20 di notte, vi auguro di cuore buonanotte, le prossime domande ve le tenete per qualcun altro, tanto passa qualcun altro. Buonanotte, scusate. Perché alla fine...